Incontriamo Claudia Sterzi, che ormai Liberi TV conosce benissimo e che attendiamo anche per un ritorno di leggera euforia. È stata, diciamo, protagonista perché è stata invitata a fare una relazione introduttiva appunto all'apertura dei lavori di questa seconda giornata. Ci dirà bene come è successo, perché insomma è una novità, è importante. Allora, sì. Vi dirò come è semplice. Valerio Federico mi aveva già chiesto l'anno precedente di svolgere una relazione sull'argomento genericamente droghe, su alcune declinazioni di questo argomento, e quest'anno sono io che, in realtà, l'anno poi è andata a finire nel nulla per una serie di ragioni, e poi quest'anno sono io che gli ho detto: se vuoi, volentieri ti faccio alcune relazioni. In particolare, come argomento abbiamo scelto le iniziative popolari ai vari livelli, quindi ho cominciato da quelle sul livello europeo per quanto riguarda l'Europa, poi dovrebbero seguire una o altre due relazioni sul livello nazionale e poi sui livelli locali, cioè ciò che è possibile fare con gli strumenti di democrazia diretta sul tema droghe sui vari livelli. Sul livello transnazionale non mi sono neanche azzardata, perché è cosa che compete eventualmente al PRT, mentre invece all'ambito di Radicali Italiani, tutto sommato, un'azione europea potrebbe essere un'ottima maniera di espandersi invece che chiudersi. Io sono partita poi nella relazione appunto dicendo che non voleva essere una proposta, sì, vuole essere anche una proposta concreta, però mi rendo conto che in questo momento la situazione di Radicali Italiani non è certo la più favorevole per intraprendere un'iniziativa anche così impegnativa, e che richiede soprattutto la capacità di lavorare con gli altri, perché si parla di 1 milione di firme in 7 paesi europei, e quindi naturalmente questo presuppone una capacità di lavorare insieme ai gruppi antiproibizionisti di altri paesi, gruppi antiproibizionisti non radicali, e questo, visto quello che è successo con i gruppi antiproibizionisti non radicali italiani, penso che diciamo che dobbiamo accennare che, Claudia, questo è un lavoro, diciamo, di raccordo che tu cerchi di fare tra le varie realtà antiproibizioniste, che è un lavoro annoso, insomma, che poi porti avanti da tanto tempo, e in qualche modo però poi quando accade appunto dei contatti con i radicali, insomma, purtroppo non vanno molto bene. No, si scatenano le dinamiche che vanno oltre a quello che sarebbe invece non solo la teoria del accordi con tutti su obiettivi comuni, ma poi purtroppo ostacolano addirittura l'iniziativa, non soltanto non la facilitano, ma addirittura la aggravano e l'ostacolano. Ora, infatti, in quello che tu dici, il lavoro di raccordo, io comunque nel mio piccolo chiaramente non sarei in grado di raccogliere 1 milione di firme su 7 paesi, però ho contatti con degli antiproibizionisti francesi, con degli antiproibizionisti spagnoli, cioè una piccola rete da parte mia c'è, e sarei prontissima a metterla in condivisione. Da parte di altre persone all'interno del Partito Radicale ce ne sono diverse che hanno contatti altrettanto importanti, anche molto più dei miei, e che potrebbero comunque, messi insieme, poi riuscire a tirar fuori realmente questa iniziativa. L'ho più messa come esempio, diciamo, e poi la verità, ti dirò, la verità è proprio un'altra. Io questa relazione, sì, l'ho fatta volentieri, è un argomento che mi interessa, adesso è scritta ed è comunque uno strumento utile, però io tutto questo l'ho fatto per essere invitata, in modo che se adesso mi gira di intervenire 5 minuti, io posso intervenire. Questo è il prezzo che ho pagato per poter intervenire, perché non mi sono candidata al comitato, come forse ti ho già detto altre volte, perché mi ero dimessa come sfiducia alla segretaria attuale, e visto che l'hanno riconfermata mi sembrava incoerente ripresentarmi al comitato. Io mi sono presentata contro lei come segretaria, ho perso, però nel comitato chiaramente non sono rientrata. Però siccome non voglio assolutamente mollare in nessun modo la realtà dei Radicali Italiani e la realtà radicale, non intendo lasciarla così nelle mani di persone, e qui non sto parlando di Marco Pannella, io parlo di tutto l'entourage. Non mi va bene per niente la maniera in cui viene gestito, né da un certo tipo di configurazione né dall'altra, e quindi insisto nel mio tentativo di essere presente e di proporre delle alternative. L'unica maniera che ho nel corso di quest'anno, sì, io sono presidente dei Radicali Ecologisti, sono stata eletta presidente dei Radicali Antispecisti, quindi comunque ho conservato una mia presenza all'interno delle associazioni, però avevo piacere anche di intervenire in comitato quando mi fosse andato di dire qualcosa, e con questo sistema, diciamo, un po' delle relazioni è stato, come si dice, un cavallo di Troia, una Troia di cavallo con cui riuscire a entrare e aver diritto a questi accidenti di 5 minuti che, se voglio, mi spendo poi nel corso del dibattito. E questo in realtà è, cioè, no, sì, vabbè. Comunque sia, è chiaro, no?
sicuramente avrà un utilizzo, poi un'utilità almeno potenziale, questo ci mancherebbe. Ma in ogni caso, su questa diciamo tematica di apertura per l'articolo di Bandinelli della chiusura e così via, che Bandinelli ieri in un'intervista ci ha detto non era una provocazione, era quello che pensavo, poi ha fatto tutto un raccordo con quello che poi è successo, la dichiarazione drammatica di Emma, quello che ha detto Marco, insomma, che potrebbe essere poi un rilancio di qualcosa, ma comunque sia lui quando ha scritto ha detto io quello pensavo, quello intendevo. Ecco, su questa soluzione ipotetica, cosa dici? Chiusura di radicali italiani? Chiusura di radicali italiani e poi della Galassia. Io che ne penso? Se deve andare avanti così, certo che è meglio chiuderla che portarla avanti in questo modo, ma questo ormai purtroppo non è da oggi, non è che si scopre oggi che si aprono gli occhi. Purtroppo è una china in discesa. Io non credo nemmeno che riusciranno a chiudere in effetti, però tutto questo lo voglio vedere in positivo e penso che sta a noi tutti invece fare sì che la tendenza si possa invertire, che i soggetti radicali, a me il soggetto radicale italiani o qualcosa di simile l'ho sempre visto molto positivo, perché serve dal raccordo per le associazioni locali comunque territoriali sull'Italia ed è importante che abbiano un raccordo non troppo lontano come potrebbe essere il PRVT. Quella è una realtà che tu non levi, le associazioni radicali, anche se chiudi i radicali italiani, sono realtà sociali operanti che non è che muoiono. Allora perché buttare via questo patrimonio che si sta sottogliando sempre di più ma che ancora è presente e fra l'altro forse è la parte più sana dei radicali italiani, la militanza sparsa nel territorio, quindi perché distruggerlo? Io anzi invece vedrei, se deve essere un distruggere per ricreare un nuovo, sì, invece io vedrei un far vivere ciò che c'è, anche se è pochissimo rimasto vivo, ma cercare di dare forza a quelle parti che sono rimaste vive, che sono rimaste positive, e ci metto Barazzetta, come ci posso mettere Ferrante, come ci posso mettere per degli aspetti viale, cioè io ho molto affetto e molto amore in questo momento per i miei compagni non allineati, perché questa realtà di due bande che si scontrano, fra virgolette, per carità, però sta distruggendo completamente il movimento e questo è quello che... Che pensi, che dici e che condividiamo da te. Questo poi impedisce anche di andare oltre, perché dice allora proposta politica, qui siamo fermi a una palude che ci impedisce di andare oltre, di fare iniziative, di mettere a fuoco iniziative, e io chiaramente sull'antiproibizionismo, di allargare immediatamente a tutte le droghe, è stato detto anche da più persone qui dentro il discorso di Triscioglio al congresso durante l'esuberienza civile per i radicali, non è assolutamente concepibile neanche lontanamente un discorso che dice ah voi non siamo gente che si fa le canne, siamo malati, più importante, perché oltre altre motivazioni, che non bisogna essere malati per farsi una canna, ma questa è una delle motivazioni, non solo, ma la guerra alla droga ha prodotto tanta di quella miseria, dolore in giro per il mondo, morte, tragedie, non guardiamo a chi si fa una canna e che comunque spesso ha la vita rovinata e si impicca poi in carcere, perché la maggior parte di quelli suicidi in carcere sono stati presi per motivi legati agli stupefacenti, ma in altri paesi del mondo e nel nostro sud del resto, e non soltanto nel nostro sud ma in tante zone del mondo, la guerra alla droga ha prodotto un tale carico di disperazione e di morte che dire che è meno importante di quello dei malati è veramente un discorso che equivale purtroppo anche a quello di fare la conta dei tumori, cioè per cui adesso alla fine, seguendo alcuni discorsi che ho sentito, fra cui Vecellio eccetera eccetera, sembra quasi che bisogna averne più di uno, chi ne ha due è meglio di chi ne ha uno, cioè allora alla fine io dico allora io ce ne ho tre e capito, e divento dirigente nazionale. Poi anche questa cosa dei tumori che diventano un po' trampolino politico, adesso non so, effettivamente Emma ha fatto quella dichiarazione e ci ha messo l'invito poi all'iscrizione. Dato che noi non strumentalizziamo le nostre malattie, ma invece al contrario le usiamo perché è personale e politico, questo senza dubbio, ci mancherebbe altro. Io sono perfettamente convinta che il discorso che ha fatto Emma sul tumore è un discorso politico, non è un discorso personale, è stato molto politico il suo annuncio. Ed è stato, tant'è vero che io poi seguo i social media, migliaia di commenti a questa cosa di Emma, la maggior parte fra l'altro positivi. Lei ha suscitato anche l'attenzione di tante associazioni di malati, volontari, medici, perché ha posto un problema che è in primo luogo politico ed attiene proprio a diciamo tutto un discorso di rapporto col corpo in cui esistono delle vergogne di cui non si parla, cioè è proprio un discorso pienamente politico e radicale quello che lei ha fatto. Poi chiaramente si può sempre travalicare i limiti del buon gusto e i limiti appunto della strumentalizzazione di un argomento, ma è quello poi sta a ognuno di noi giudicare, perché le percezioni sono estremamente personali, non è possibile. Io ho trovato veramente pessimo
pessimo l'accenno al fatto che il confronto fra Marco che ne ha due e Emma che ne ha uno, pessimo da parte di chiunque l'abbia fatto, però magari la mia sensibilità è sbagliata, magari invece era giusto anche porre questo problema. Certo, lì viene fuori un conflitto, perché infatti Marco durante una riunione alle 12, sì, o una che è andata, o la direzione, non mi ricordo, si è un po' incartato su se stesso quando parlava del regime infame che non permette a noi di arrivare ai media, no? E lì poi dice, perché a me nessuno mi ha ripreso quando ho detto un tumore, invece ma sì, allora non torna perché questo regime infame, allora cioè, c'erano dei punti in cui si contraddiceva e quindi era anche in confusione a condurre un discorso lineare, sicuramente. Certo, sono discorsi anche molto delicati, nei quali io più di così già mi sembra di aver fatto anche troppo, io più di così non assolutamente non voglio entrare e auguro ottima salute, lunga vita e felicità a tutti. Va bene, andate in pace. Senti, comunque in chiusura ti aspettiamo su Liberi TV per noi aggiornamenti, sì, con leggera euforia. No, certamente, ora sono un po' di giorni qui a Roma, quando vuoi facciamo il collegamento e ti aggiorno un po' anche su questa, se vuoi, proposta iniziativa che sto appunto guardando per le relazioni in comitato e anche per altri aggiornamenti che vengono un po'. Io ho sospeso per un mese le trasmissioni di Radio Radicale perché volevo riposarmi un attimo, è un anno di seguito, comunque un impegno settimanale, e quindi ho smesso anche per un po' di giorni, da anni e anni che tutti i giorni mi guardo tutte le news sulla droga, qualche giorno un po', però comunque avremo di che parlare a leggera euforia. Grazie a Claudia Sterzi.